Parco regionale dei Colli Euganei ha quasi 20 anni. È un'area di circa 20.000 ettari, un'oasi di verde, di opere d'arte, di vigneti pregiati. Qualcuno negli anni si è mangiato un po' del territorio e le belle colline sembrano spesso torte da cui un bambino dispettoso ha scavato grandi cucchiaiate di crema. La terra serviva per produrre cemento. Oggi non più, decine di migliaia di camion ogni anno vanno e vengono da altre province e regioni e non portano certo turisti. Arrivano qui. In poco più di 5 chilometri sono concentrati tre grandi cementifici, due a Monselice e uno proprio qui vicino a Este. Questa straordinaria densità forse è legata ai livelli di produzione del cemento che state vedendo. È il progresso, si dice. Già, ma il progresso si porta dietro qualche disagio. Guardate che belli, puliti, educati, sembrano finti, ma puzzano terribilmente. Forse sono fumi tossici, forse no, forse sì, ma certo che sì. Dai loro alti camini escono schifezze di ogni genere e in quantità spaventosa. Gli amministratori di Padova dovrebbero vergognarsi di preoccuparsi dei loro PM10. Qua sono enormemente di più. Poi scopri che i cementifici funzionano anche come smaltitori di rifiuti. Ognuno di essi ne smaltisce quanti l'inceneritore di Padova, ma secondo i permessi rilasciati potrebbero smaltirne come 7 inceneritori di Padova. Basterebbe non usare i rifiuti per vedere un miglioramento della situazione, un netto miglioramento come ha evidenziato ARPAV con le sue analisi. Basterebbe un po' di coscienza per evitare questi sospetti. I morti invece, quelli sono accertati e la magistratura indaga sulle cause. Già, le leggi sui Colli Euganei prevedono che i cementifici non siano compatibili con l'idea di parco. E le antenne? A Calaone, a Baone, ai piedi del Monte Cero accadono fatti misteriosi, computer che si accendono da soli, mi ricordano Grillo che girava con un neon nei suoi spettacoli di qualche anno fa. Interrogazioni sono state rivolte in regione e perfino al governo. Non si può dire che la questione non sia stata messa sul tappeto. Perfino la regione lo dichiara a chiare lettere, ma fino ad oggi. Certe volte le situazioni più comiche si verificano in modo del tutto casuale. Però ricordiamoci che lassù ci sono 100 antenne e 90 sono abusive, immigrate clandestinamente in cima al Monte Cero. Che fare? Il comitato Lasciateci Respirare è attivo da oltre 10 anni sul territorio. Il Meetup Grilli Padova è a disposizione. Altri cittadini si sono attivati, sono nati comitati spontanei, gruppi, associazioni. È necessario che tutti si muovano, che facciano la loro parte. Occorre creare sinergia tra tutti, perché l'obiettivo è uno solo: vivere una vita un pochino migliore di quella che abbiamo.